un attimo fa le luci, nel senso che dobbiamo, come istituzioni dobbiamo subito rigettare, dobbiamo condannare questi atti di, diciamo, di violenza, di, quantomeno di illegalità. Quindi dobbiamo sempre, bisogna stare vicino a chi subisce, perché come ha subito Mario con l'attentato nella sua proprietà, certamente anche il fatto di Pasquale è un segnale negativo, brutto, su cui più possibile e cercare poi di superare queste difficoltà. Quindi io faccio gli auguri di nuovo a Pasquale sulla discarica di Scalaceri. Pasquale diceva, forse l'unica nota stonata del sindaco di Pietrapaola, che non era un sì alla discarica, era un nì nel senso che non era un senso di, diciamo, di già si prospettava da circa 2 o 3 anni con Pugita che era quasi al collasso e che da lì a poco, quello che era successo l'estate 2011, nel 2008-2009 già in qualche modo si prospettava. Quindi il discorso della discarica, secondo me, anzi mi fa piacere che ci sono dei comitati di giovani che, diciamo, che i sindaci sono, almeno di questo territorio, sono tutti uniti, che bisogna creare un tavolo permanente di discussione. Ma io sinceramente farei di più, ci andrei un attimo di più, perché se diciamo sempre di no, se condanniamo tutte le iniziative che la Regione Calabria con commissari con quello di migliorare, io parlo di noi calabresi, di migliorare la nostra Calabria, di migliorare i nostri territori, di migliorare il nostro ambiente.